Mario, conduttore di qualità, conduttore di spessore, che primo maggio è? È un buon primo maggio, anche perché questa qua in realtà non è la festa del primo maggio, ma è la festa che mi stanno preparando perché il mio compleanno è il 3. Quindi questa, diciamo, che è il pre-festival da compleanno di Vergassola. Quindi ringrazio gli organizzatori, i lavoratori e tutte queste comparse che si sono prestate e i mezzi della comunicazione. Tantissime. Tutti a posto, in realtà, no, mi sembra una bella giornata soprattutto. Un momentaccio, come si dice in Italia, per tutti i ragazzi, i ragazzotti, adulti anche esodati, piuttosto che... Cioè, il problema mi sembra che sia una crisi senza fondo. Non so cosa riusciranno a fare i nostri politici, speriamo bene naturalmente. E si prova con la giornata di festa del primo maggio a vedere se i ragazzotti se la sfangano. Ho visto che ce ne sono tanti, come in tutte le parti d'Italia, e speriamo che si divertano almeno oggi, poveracci. Anche perché quando abbiamo chiesto chi sono gli occupati, hanno alzato la mano, chi sono i disoccupati, erano veramente molto di più disoccupati. Quindi... Vera festa del lavoro. Senti, sono quasi 3 anni che non abbiamo un premier eletto. Sì, e il governo attuale finora promette. Tu cosa ne pensi? Appunto, proprio riguardo ai ragazzotti. Beh, i ragazzotti spero che insomma non si facciano prendere in giro tanto e che poi prima o poi ci saranno delle elezioni in Italia. Non so quando, non so come, ma le faranno. Poi vinca chi vinca, siamo tutti contenti. Oggi però arrivano gli 80 euro. Oggi arrivano questi 80 euro che non so dove arrivano, come arrivano e quando arrivano, però... speriamo che arrivi. Adesso noi ci scherziamo sopra, sono come gli UFO, c'è cioè chi l'ha visti, chi non l'ha visti, chi l'ha già spesi, chi non sa dove arriveranno, quelli che arriveranno. Molti non hanno manco gli 80, cioè gli altri da prendere, quindi... Forse tu come categoria neanche li prendi. Io credo. Non li prenderò manco più, se Dio vuole, se cioè, siamo una fascia come quella un po' fighi, insomma, tutti questi anni televisivi a rubar palanche, ce l'abbiamo fatta, ma sono un miracolato. Però io spero che servano, mi sembra che non sia però la... Non vorrei che fosse la famosa scarpa che si dava una volta e poi l'altra scarpa dopo, cioè... E speriamo che funzioni perché ci sia dell'altro, se no non so quanto può servire. Può essere un momento di inizio di ottimismo, chi lo sa. Io sono, se ormai sono pessimista di mio, quindi non c'ho tanto sta... Però boh, c'è gente che è contenta, quindi bisogna dare atto a chi è contento di essere contento. Speriamo bene, godiamoci la festa e buon primo maggio visto che lavoriamo. Buon primo maggio a tutti voi che state anche lavorando. Sembrate che fate finta di niente rispetto ai miei amici che stanno al bar, che sono manovali. Però anche voi lavorate, anche se alcuni di voi stanno guardando cassette porno dentro... Sono i giorni feriali. Sono i feriali, però insomma tutto bene, bocca al lupo, io vado a far finta di. Come dice mia moglie, finché non se ne accorgono io vado. Grazie.